There go the lights now, and there go my eyes now. I'm on the way down, you're moving closer. You say one more round. Novità assoluta per il Carnevale 2017 di Altamura, anche il CARS ha deciso di prendere parte con i supereroi. Gli speleologi si caleranno dall'orologio della cattedrale per allietare i presenti. Siamo con il presidente del CARS, Giovanni Ragone, e l'assessore Barattini. Presidente, il CARS quest'anno ha deciso di aderire al Carnevale 2017, un modo anche per farvi conoscere dalla cittadinanza altamurana. Sì, quest'anno non abbiamo potuto fare la discesa delle Befane e abbiamo approfittato della iniziativa del Comune per far scendere i supereroi. È da tanto tempo che volevamo farlo e quindi abbiamo approfittato. Avete usato tecniche che usate normalmente quando vi calate nelle grotte naturali? Sì, infatti tutti quelli che sono scesi, sia i ragazzi che le ragazze, hanno utilizzato le tecniche speleologiche, utilizzando un imbrago con degli attrezzi sia per scendere che per salire. Quindi è stato anche un modo per far capire come operiamo noi quando andiamo in grotta. Assessore, un grande successo data la partecipazione della cittadinanza, sicuramente si ripeterà negli anni successivi. Spero di sì, perché grazie all'associazione CARS, che ovviamente è un operatore culturale e sportivo importante per la città, è stato possibile realizzare un evento che ha divertito i più piccoli e le famiglie e soprattutto ha contribuito alla valorizzazione di un bene importante quale la torre dell'orologio della nostra città. Poi soprattutto con la battaglia delle maschere, che diciamo... imparare divertendosi, diciamo che uno degli aforismi, una delle frasi più attinenti a questa tipologia di iniziativa. Ovviamente il CARS non finisce mai di sorprenderci, non finisce mai di coinvolgere la collettività e soprattutto un ringraziamento particolare vanno a questi simpaticissimi e attivissimi membri di questa associazione che ogni volta fanno animare, fanno vivere al meglio lo spirito della città. Martedì 28 la sfilata finale, conclusiva, e quindi speriamo che la cittadinanza risponda come oggi e partecipi, soprattutto una grande festa per i più piccoli. Sì, ma la città sta rispondendo, condizioni meteo non favorevoli, però la piazza Duomo era piena, nel senso scoppiava, i bambini hanno avuto la possibilità anche di farsi le foto con le maschere, il CARS sta anche regalando dei dolcetti, delle caramelle affinché il clima possa essere il più sereno, più disteso e più allegro possibile. L'ultima sfilata si terrà il 28 e credo che le associazioni si stiano dimostrando molto disponibili. Il clima di divertimento, come vedete, è palese, è attivo per tutti. È con noi il geometra Vincenzo Martimucci, presidente nazionale del CARS. Presidente, un commento a questa iniziativa? Beh, è un'iniziativa che non ha molto a che fare con la speleologia, però... siccome a noi ci piace giocare con i bambini, allora il gruppo altamurano ha organizzato questa cosa, anche perché poi c'è stato quest'anno il problema che durante la Befana, il solito evento che facciamo durante la Befana, c'è stato quel problema della nevicata e quindi l'evento era stato annullato. Però siete riusciti comunque a coniugare benissimo divertimento e scalate, come abbiamo visto. Sì. E queste cose poi a noi servono anche per divulgare la notizia del fatto che noi facciamo attività speleologica sulla Murgia, sul territorio, quindi documentiamo le grotte che troviamo e forniamo pure un servizio utile alla tutela ambientale. Avete altri programmi in evento, altri eventi in programma? Allora, fra un mese ci sarà il classico corso, che ogni anno noi organizziamo un corso di speleologia per i novizi che si vogliono avvicinare alla speleologia, quindi rimanete collegati con Facebook, con il sito web, perché ci sarà sicuramente la notizia. Agli inizi di aprile dovrebbe iniziare il corso di speleologia del CARS e quindi verranno portate le persone in giro per grotte, gli verrà insegnato il sistema per scendere e salire su corda e a fine corso più o meno si diventa abbastanza autonomi ad andare in grotta.
Personalmente, qual è stata la maschera che le è piaciuta di più? Ah, Spider-Man. Sicuramente Spider-Man, senza dubbio. Anche il CARS, il Centro Altamurano Ricerche Speleologiche, ha deciso di aderire al Carnevale 2017. Siamo con due socie speleologiche. Come mai il CARS ha deciso di aderire al Carnevale 2017 quest'anno? Allora, questa è la primissima edizione della Torre dei Supereroi. In realtà il CARS ha sempre partecipato il periodo della Befana, che quest'anno purtroppo il tempo ci ha impedito di farlo, per cui abbiamo pensato di, in allegria, in simpatia, di coinvolgere tutte le persone facendo questa bella manifestazione. Poi alla fine ci siamo divertiti, io spero che si siano divertiti anche gli altri. Vi aspettavate tanta folla? In realtà no, perché il tempo non permetteva, comunque è un po' uggioso il tempo, per cui non ci aspettavamo tutti questi bambini, però siamo stati contenti. Quindi una cosa da ripetersi? Assolutamente sì, noi siamo speleologhe, non sappiamo se abbiamo adempito bene i nostri doveri, ma se è piaciuto, volentieri. Avete usato delle tecniche che normalmente usate per calarvi nelle grotte naturali? Assolutamente sì. Sono queste e tante altre tecniche, ma queste sono le primissime, le basi, ecco. A differenza degli altri anni, questa volta c'è stata anche la risalita. In genere ci calavamo semplicemente durante l'evento delle Befane, invece quest'anno abbiamo anche aggiunto la risalita della torre, proprio applicando le stesse tecniche che si usano in grotta. Un'occasione anche per farvi conoscere dalla cittadinanza altamurana. Indubbiamente, certo, è sempre un'occasione, comunque è una buona occasione di pubblicità, eccetera, eccetera, però era più che altro per coinvolgere tutti quanti, semplicemente per divertirci. No, I can't wait for ya. This night is over. Who the hell gave me champagne? Was that vodka shots? You're trying to get to know me. I'm busy throwing up. I know that I've been on ya, getting you all worked up. But now you're shit out of luck, 'cause I'm way too drunk. Piazza Duomo ad Altamura si stanno lanciando dal campanile i supereroi. È contento di questa iniziativa? Beh sì, è una bellissima iniziativa, anche perché credo sia la prima volta che quest'anno vedo un'iniziativa del genere, quindi bellissimo, farla più spesso, soprattutto per loro e anche per noi, molto bello. Da cosa sei vestito? Da Caparezza, in realtà è un personaggio inventato anche. Accompagnato mio nipote a vedere la discesa dei supereroi. Soddisfatto fino ad ora? Sì, abbastanza, dai, è divertente, ne ho messo su un bello spettacolino. Quindi si può rifare? Sì, certo. La maschera preferita che hai visto fino ad ora? Allora, la mia preferita è stata quella di Frozen. Del personaggio di Frozen, sì. Piccolo, qual è stata la tua maschera preferita? Quella di Joker. E cos'è successo a Joker quando è sceso dal campanile? È sceso dal campanile pure Batman. Ha fatto ridere, poi Batman si è abbassato con la testa. Joker gli ha dato un pugno sulla testa e è svenuto. Quindi chi ha vinto? Ha vinto Joker. Sei contento di questo o no? Sì. Che ne pensi? Ti sta piacendo? Sì, molto. Qual è la tua maschera preferita? Non lo so. Elsa? Spider-Man? Boh, indifferente. Ragazzi, cosa ne pensate di questa iniziativa? Allora, buongiorno a tutti. È una bellissima iniziativa. Finalmente Altamura è pronto anche per questo. Il CARS di Altamura ha preparato nei particolari, come si può vedere, questa iniziativa. Speriamo che si ripete ogni anno e non è una singola esposizione, no? Una singola esibizione. Niente, per il resto per noi va bene. Speriamo solo al bel tempo, che prosegue quel bel tempo. Quindi la pioggia non vi ha fermato? No, ci sono i bambini davanti a vederla. No, veramente molto bella, davvero. Secondo voi ci potrebbe essere qualcosa da migliorare? Senta, ora lasciamo la cosa così com'è, perché sicuramente il tempo porti sempre a migliorare qualcosa. Però per quest'anno penso che abbiamo già ottimi risultati. Almeno per quest'anno abbiamo ottimi risultati.